anche se non sempre mi hai trattato benissimo. Che carina. E questo perché per me tu sei il mio toro di Palermo. Grazie. Grazie tante, è carina. Grazie. Ok, allora Benedetta, questo è il miglior scatto. Non sono soddisfatta perché vedo la faccia gonfia, il collo schiacciato e anche il corpo un po' pesante. Questo è il mio parere, potevi lavorare un po' meglio. Antonia, cosa ne pensi? Sul set cinematografico ci sono vari ruoli, quindi attrice, attore, attore non protagonista, attrice non protagonista, figurante, comparse. E qua mi sembri giustamente una comparsa. Michael? No, invece io vedo una piccola cosa diversa. Anche tu hai avuto un compito non facile. Ok. Se tu vedi il vestito, secondo me è realizzato veramente bene. Certo, però l'espressione è un po' persa, un po' confusa, anche un po' spaventata. Quella è la parte che dell'espressione che mi perde. Grazie, Benedetta. E ora Francesca. A chi tocca, Francesca, ricevere il tuo regalo? Io ho portato un pensiero ad Antonia. Oui. Perché tu sei molto chic. Ah, grazie. E questo è l'oggetto più chic del mio outfit. Ma guarda, io non so come ringraziarti. Io sono chic e dissacrante allo stesso tempo, perché non mi sono mai presa sul serio. Bene, adesso vediamo la tua foto. Allora, Alberto, secondo te? A me la foto tutto sommato piace, però sono un po' confuso. Io la scomporrei in tre parti. Secondo me la parte della testa è una foto, il torso è un'altra e i piedi un'altra. Ti spiego perché. Nel viso c'è questo viso di donna spavalda, nasa in su, fiera, sicura di te stessa. Ci sta col West, ci sta benissimo. Bene, il torso sembra che più che altro, essendo nel West ambientata, tu stai andando al funerale del tuo uomo che in un duello è stato ucciso. E poi i piedi di sotto sembra una parata militare. Ripeto, però tu mi piaci nella foto, però non sei un target. Ma non sei d'accordo che questa forse non è neanche redazione di moda, ma più reportage? Sembra una foto un po' rubata sul set cinematografico, non ti sembra così? Sì, attenzione, benissimo, siccome la foto c'ha un briefing. Certamente, ma io solo se ti sto chiedendo da uno, insomma, da un fotografo, da un professionista, sei d'accordo con me? Se ci fosse un po' più di grana in bianco e nero sicuramente ci potrebbe stare, sì. La foto, ripeto, a me piace, però non sei un target. Grazie, grazie. Grazie. E ora Bruna. Ciao Natasha. Ciao Bruna. Questa stellina da sceriffo è per te, perché penso che spesso quello che dici è giusto, quindi legge. Che carina. Ah, è carinissima questa. Grazie, tesoro. E adesso però vediamo la tua foto e giudichiamola. In questa foto tu sei bella perché sei bella. Sei stata anche fortunata, gioco forza, secondo me. La foto è stata scattata fra le 11:30 e l'una, il sole allo zenith, perciò le ombre cadevano tutte sul cappello. E queste ombre già ti hanno dato lo sguardo un po' e sicuro di te stessa, come se tu andassi a un duello all'ultimo sangue. Là hai scattiato, si dice a Palermo, di un colpo di fortuna. Però stai bene, c'è un unico problema. Fai sempre questo sguardo sexy, che a mio parere non c'entra niente con un outfit da western. Michael, allora, sei d'accordo? No, allora, questo mi fa da ridere, perché, caro Alberto, ovviamente tu stavi dormendo i primi paio di settimane, perché se questo è sexy per Bruna, allora non capisco niente più. La crescita di questa ragazza è notevole, quindi magari la prima puntata, la seconda puntata, magari potrei anche essere anche d'accordo per questo lato sexy. Qua assolutamente no. Al di là di come sta verolizzando il vestito, che è divina, assolutamente fantastica, si vede questo abito meraviglioso, si fa vedere anche i stivali, meraviglioso. Oltre a quello, bang bang Miss Bruna. Mamma, no, non c'entra niente questo sguardo in un duello. Ma a mio parere, sono contento che c'ho i miei occhi. Tu vedi le cose che vuoi vedere, perché in realtà anch'io, io non, cioè, trovo che lei qui è veramente brava. E poi mi piace che finalmente l'ho vista una volta con una pettinatura, che sono delle trecce, quindi una cosa diversa da quella che porta di solito. Qui non cerca di essere bella, cerca di essere nel ruolo, che è proprio un'altra cosa. Grazie per la